famosa, diciamo, di Cola è una tavola dove è raffigurata l'istituzione dell'Eucaristia, e questa viene da quella che adesso viene chiamata Sala Cola, l'ex pescheria del complesso di San Francesco. In quella stanza dove abbiamo rimesso gli affreschi di Cola della Matrice che stavano in alto, sull'altare c'era questa tavola perché era l'ambiente usato dalla confraternita del Corpus Domini, quindi si rappresenta appunto ovviamente l'istituzione dell'Eucaristia. È un quadro molto interessante perché è stato dipinto da Cola nell'anno in cui Raffaello era morto, nel 1520, Raffaello è morto a 37 anni a Roma nel 20, e quindi volendo ricordare questo artista che lui aveva conosciuto, perché Cola era stato nel 1512 a Roma, quindi Raffaello l'aveva incontrato, lo rappresenta all'interno della stanza dell'ultima cena ed è quel giovane che si vede guardare verso di noi coi capelli bruni oltre la terza colonna, l'unico che non segue, diciamo, l'evento sacro, perché è un intruso, voglio dire, non è un apostolo, infatti non c'ha l'aureola, non c'è niente, ed è appunto un ritratto fatto a memoria da parte di Cola di Raffaello come omaggio a questo artista marchigiano che era morto a Roma con grande dispiacere di tutti gli appassionati d'arte. Ed è una composizione appunto in cui, a parte la presenza di Raffaello, si vede la conoscenza delle opere di Raffaello, della struttura architettonica, queste figure qui degli apostoli che aspettano di ricevere la comunione, sono riprese appunto dagli arazzi di Raffaello della Cappella Sistina. Ecco, quel tassello scuro che vedete in basso è stato lasciato quando la tavola è stata restaurata negli anni 80 per far vedere quanto fosse sporca, cioè quella parte che sembra nera è appunto il velo di sporcizia che si era accumulato nell'arco di 500 anni su questa tavola. E adesso non lo si fa più di lasciare questi tasselli, ma i restauratori di una volta, per far sentirsi dire quanto sono bravi, li lasciavano. Quindi la si vedeva praticamente attraverso un velo nero che attenuava completamente i colori, che invece sono colori molto, molto vivaci. Ecco, questo allestimento qui centrale